Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, oggi non spacchettiamo niente, facciamo niente, ma ho trovato un tag carino su internet, su YouTube, e volevo farlo. E si chiama boyfriend tag. Ormai tu non sei più boyfriend. Mai no. Sei marito, però è uguale. Allora, praticamente cosa consiste? Consistono in 30 domande che lui deve rispondere, che riguardano me. Praticamente tutte queste domande io gli farò a lui, vedete? E lui deve rispondere e vedere se mi conosce. Le prime due sono facili, le so. Spero. Iniziamo. Allora, dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti realmente all'Alba Adriatica, prima ancora su Ask, poi Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera. E dopo un mese ci siamo incontrati io appunto. Quando? Beh, stavo dicendo il 21 febbraio del 2014. Questo sapevo che le sapeva. Poi, dove siamo andati al primo appuntamento? Siamo andati a passeggio per la Adriatica, praticamente. Poi io ho mangiato una pizza la sera. È vero. E basta, insomma, abbiamo cambiato. Poi, qual è stata la tua prima impressione di me? Metti in imbarazzo. Come? Allora, aspetta. Premetto che queste domande non le ho fatte io, ma sono state già predisposte, quindi non le ho scritte io di persona. Prego. La prima impressione è... Ti sto cagando addosso. No. Non ho visto. Sì, me lo ricordo. Era tutto emozionato lì, così agitato. Dai, cosa hai pensato? Ho detto che gnocca. Dentro di te l'hai detto, beh, sì. A me non l'ha detto. Poi, quando hai incontrato la mia famiglia? Praticamente il giorno stesso. Perché mia mamma mi accompagnò al momento in cui lui è venuto da me. Perché non guidavo, mia mamma mi ha accompagnato da lui che era in albergo. Esatto. Poi, ho qualche strana ossessione? Guarda, penso che la risposta sia ovvia e la faccio dire dagli iscritti. Cioè? No, devi dirla anche te però. Ragazzi. Per vedere se la sai. Che cosa ha di ossessione? Diciamolo insieme. Le LOL, gli unicorni, le cose ridicola. Insomma, un vario mondo ed è ossessionato in una maniera allucinante. Poi, da quanto tempo stiamo insieme? Mamma. 3 anni. Ma dopo tanto l'ha detto. E di matrimonio? E di matrimonio uno. Devi specificarla. Magari per chi si è iscritto dopo. Ah, beh, certo. Non lo so. Abbiamo una tradizione? Non so, cioè la tradizione ce ne sono tanti, può essere la spagnola, l'irlandese. No, vabbè, non in quel senso, tra me e te c'è abbiamo qualche tradizione, ci piace fare qualcosa sempre fisso. Sì, metterci il costume. No, in realtà non abbiamo una tradizione nostra. Cioè che facciamo qualcosa insieme sempre, cioè facciamo... Sì, andare nei centri commerciali, sì. Vabbè, sì, diciamo che può essere una tradizione, ma quello più che altro io, non tu, perché se fosse per lui non ci andrebbe. Quindi diciamo di no. No. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Andare da Alba Adriatica a Molteno. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Che... Voglio saperlo perché non me l'ha mai detta. La prima volta che mi hai visto, cosa hai notato? La prima cosa che hai notato di me fisicamente o anche caratterialmente, non lo so. Fisicamente che eri bella. Sì, ma tipo ti sono piaciuti, che ne so, gli occhi, la bocca. È tutto. Non c'è qualcosa in particolare? Tutto. Ok, caratterialmente? Non lo so, cioè, ripeto, già ci eravamo parlati per video. Videocamera, webcam, eh? E quindi comunque cioè, speravo che... quello che sembravo il video, esatto, nella realtà. Esatto. Qual è il mio ristorante preferito? L'Old Way West.
Vabbè, non so, oddio, se si parla proprio di ristorante, sì, però c'è anche il McDonald's nel proprio ristorante, vabbè. Su quali argomenti litighiamo di più? Quali argomenti? Di Io uno lo so, cioè che più che litigare non è proprio litigare. discutere tutto il suo argomento, cari iscritti, perché cioè, come vi ho già, come sapete già, cioè, lei è fissata su queste cose ogni volta. Allora, appena esce una cosa nuova, andiamo a prenderla. Andiamo di qui, andiamo di là, andiamo su, a destra, sinistra, palla in centro, angolo, cross, quadrato, triangolo, Quindi, di tutte e di più. riassumendo, qual è Il suo argomento, insomma, tutte le YouTube sue. per quanto riguarda me? Però a volte ci sono anche tipo il bambino, a volte può capitare che discutiamo sul bambino, tipo fa una cosa che a me non piace, viceversa, quindi anche lì. Oppure discutiamo sui tuoi genitori, maggior parte delle volte. Vabbè. Sì, noi abbiamo un po' di Che poi problematiche che altri youtuber non hanno, Non è che come sapete. litighiamo, nel senso non è che litighiamo, ci meniamo, cioè non in quel senso. Io a volte capito che esagero perché prendo Se parole, sapete quante volte mi ha mandato però. a quel paese, Però proprio. lo sa che io queste cose non le penso, Eh ragazzi. sì, non le penso, però al momento, insomma, me ne dice di ogni tutta. Qua, Però dai, cioè, di la verità, quante volte ti ho chiesto scusa? sì, quello sì, però, cioè, come sapete, questi non ci sono. Io le dico, non è che non voglio uscire perché non voglio, che roba. Però se non ci sono, lei insiste, 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 e vada via, chiude, chiude, a destra, a sinistra, alla fine dobbiamo uscire per forza, se no questa continuerebbe, poi si demoralizza, lo sapete che lei cambia umore su e giù. Se non la faccio uscire, mi spara, o si incavola con me, No, ti dopo spara prende, addirittura. se volevo uscire addirittura da sola, cosa mai è successo? Cioè, Vabbè. vai. Poi, chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Sai che significa, sì? Significato di questa domanda. Chi è l'uomo, tra me e Ah, te? Nel senso figurale, non nel senso vero. vabbè, io scusa, se no. No, aspetta, non ho capito. Chi porta, cioè, tra virgolette, sarebbe chi comanda tra me e te nella relazione? Chi porta i pantaloni? Nessuno dei due, perché penso Da un che. lato io, perché quante volte quando non ti sai decidere per dire su una cosa, ti dico ok, facciamo così. Sì, però Ipotesi, decidi. dobbiamo uscire per dire, e gli faccio dove vuoi andare? E lui, boh, allora so io che dico ok, andiamo lì. Però dopo lui magari non gli sta bene, però alla fine c'è lo Hai stesso. indovinato cos'è il toy center? Vabbè, era un esempio quello, cioè per dire che a volte quando tu non ti decidi, decido io per te. Decide per lei perché alla fine sceglie tutto quello che. Vabbè, a te ti dico dove vuoi andare, non mi sa rispondere, cioè dopo un'ora che sto lì a dire Toy dove vuoi center, andare. Disney Store, beh, eccetera, eccetera. Vabbè, Lo Disney Store no, non ci andiamo spesso so, però. lo so. Poi, mentre sto guardando la TV, cosa sto guardando? Beautiful, 100 schifezze. 100. Che cosa? 100 vetrine non l'ho mai guardato. Poi cos'è che è una vita da mediano, canzone di Ligabue. Cos'è l'altra? Vabbè, tutte Vabbè, cavolate. telefilm, così. Poi, cibo che non mi piace. Cibo che non ti Vabbè, questo è un piace. po' difficile. Cioè, io lo so però. Cioè, non lo so se lo sai. Cioè, in teoria dovresti saperlo. Sai che schifo. No, quello mi piace. Perché si chiama sai che buon. Dai, cos'è che non mangio mai? Praticamente mai. A parte l'insalata. Cos'è? In Verdure. generale, a parte l'insalata e i pomodori. Che poi il pomodoro è un frutto. Sa brutto, vabbè. Cosa ordino da bere quando siamo fuori? Bravo. Acqua o tè? Che numero di scarpe porto? Non lo so. Quindi se mi viene, dovrà in futuro regalare delle scarpe, non sai neanche il numero. Non lo sai? 39,40. La miseria! No! Che 39,40, amiche! Che fettone ho di piede io! Porto il 30? 37. 37, 38, dipende. Cioè, ce l'hai Lo più sai. piccolo di mia madre, possibile. No, tua madre ce l'ha più piccolo di me. Ah. Tua madre porta il 36, 35, 37. Mamma mia. Qual è il mio sandwich preferito? Panino.
Tu non è che sei tanto di panino, però se devo essere sincero, più che un panino è la costina preferita del Wally West, quella lì, BBQ, come si chiama quella lì? No, il BBQ, però anche al McDonald's cosa prendo di panino io? Quello del McMenu, come si chiama? McChicken. McChicken, palline Non lo tante sai. uguali, palline uguali, McChicken. Talento Hip hop. ho? Non l'ho mai visto mai per parlare in teoria. Vabbè, Lo so. però sì. Vabbè, oltre all'hip hop c'è anche altro. Tipo creazioni così. A parte che la resina non la faccio più, però. No, Sì, visto beh, che creazioni di resina. creazioni in pilla, comunque. Diciamo che il talento, proprio talento, talento è il ballo, su quel senso. Me la canto e me la suono da sola, ma lo stesso. Cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Lo Cioccolato. sapevo che lo Cioè, diceva. ragazzi, se aprite il frigorifero adesso, solo cioccolato c'è dentro. Beh, metà del frigorifero è Siamo solo. andati a fare la spesa, Cosa ha preso lei? Kinder pinguì, fetta al latte. Io ho preso le coppe, ma. Cioè, lei spende 1 euro 10 Kinder pinguì. Io 19 centesimi tutte le coppe, costano vabbè, niente. le coppe me le mangio pure ogni tanto, non Io sempre. quelle che vinco mangio. Poi, quali sono i miei cereali preferiti? Nesquik, quello che è lì sul tavolo. Oddio, non so proprio cereali, quelli lì è la Vabbè. polvere di cioccolato. Tornando prima al cioccolato. Quindi in realtà non è che ho proprio cereali preferiti. Non ne ho di cereali, non mangio cereali alla fine. Poi, qual è la mia musica preferita? Pop rock. Pop. Quando mai? Come quando mai? Pop Rock no, mai è pop. sentito. Sì, Mi sono quello sì. corretto, pop, mi sono corretto. Poi vabbè, musica italiana. E vabbè, comunque è Cioè, nel senso, sempre. mi piace musica in generale, non è che c'ho proprio qualcosa di preferito. Quello che mi va in quel periodo sento. Vabbè, questo è facile. Qual è la mia squadra preferita? E mi viene da sbadigliare quando I dico questo. carcerati. Dillo. I carcerati. Cioè? La Rubentus. Sì, certo, ripeto. Di che colore sono i miei occhi senza guardarmi? Marroni. Quindi mi guardi negli occhi ogni tanto. Chi sono i miei migliori amici? Poi, Noi ne abbiamo qua. qual è la cosa che. C'è qualcosa che faccio che non vorresti che io facessi? Aspetta, prima di rispondere a queste domande, volevo dire una cosa su quella precedenza, cioè che non abbiamo amici. Se qualcuno di voi vuole diventare nostro amico, prego, commentate sotto. Se siete della Lombardia, ovviamente, però. Persone serie, Persone non serie, non le persone che vanno fuori solo a mangiare la pizza, capito? Se no è dolce la vita. o prendere in giro. Te la devo rifare la Vai, domanda? sì. C'è qualcosa che faccio che non vorresti che io facessi? Ti dà fastidio qualcosa che faccio? Che insiste quando deve andare a prendere tutte le sue gingillate o cose di certe volte dovrebbe limitarsi un pochino di più. Certe Certe volte mi prenderebbe a sberle. volte io gli do un limite di budget, lei lo supera di gran Non lunga. è vero, dai. Certe volte l'hai Va superato. Io non ho bene. detto, io ragazzi non ho detto mai niente, però in realtà lo supera spesso, però. Vabbè, alla fine, non, a parte queste 3 settimane che state a casa, se no alla fine non esco mai io, dai. Mo', parliamoci chiaro. A Sì, parte ho queste 3 settimane che state in casa, capito, se no. ma nessuno ti vieta, è No, nel vero? senso, no, non che non esco, dico nel senso uscire a comprare cose, di quel senso lì. Non è che esco tutti i giorni a spendere No, soldi. Poi, quello. aspetta, che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Ma io le preparerei una torta proprio venuta così dall'illuminazione, una torta. Fatta metà cioccolato e metà panna perché così bianco e nera. E Vabbè, cioccolato e marrone, vabbè, più o meno quindi. è l'unico colore che comunque. Però mi piace. Poi pratico qualche sport. No. Praticavo, forse. Oddio, più che sport è danza. Danza sì, è Sì, è sport. uno mezzo sport, sì, più o meno.
Poi questa è la penultima. Cosa potrei fare per ore? Facile. Allora, stare... se potessi, cosa potrei fare per ore? Giocare con gli squishy. Anche. Messaggiare su WhatsApp, Facebook. Sì. Ma cosa più di tutte? Cioè, io la so, però. Stare con me. Anche. Dai. C'è una cosa più di tutte che non possiamo far sempre. Cioè, perlomeno io. Cos'è? L'hai detto fino adesso. Uscire sempre a prendere... fare tutte... shopping. Vedete, dopo perché sono senza soldi, perché... Vabbè, a ogni donna piace fare shopping, cioè, non è che sono né la prima né nell'ultima. No, ecco, tutto quello che le persone guadagnano, ecco dove finiscono i soldi, poi. Battuta. Vai. Allora, l'ultima. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? Ti porto via con me, in questa notte fantastica. Rispondi. T'ho detto, vieni con me. Dove? In Australia, coi canguri, saltiamo! Io, la domanda è se io potessi vivere ovunque, dove? Dove andrei? Tu. Dai. O in Spagna, o in America. Vabbè, Spagna c'è una città che vorrei visitare. In teoria, qual è? Barcellona. Esatto. E New York. Bravo. Vabbè, insomma, l'America, la Spagna in generale. Va bene, che dite? Mi conosce bene abbastanza o no? Scrivetelo sotto nei commenti. Tu cosa pensi? Mi conosce abbastanza o no? Vabbè, sì, se no non è che ti rispondevo così rapidamente tutte le domande. Ovvio, quasi tutte, perché alcune non le sapevi. Tipo il numero di scarpe. Vabbè, ascolta, non è così. Vabbè, ascolta, se tu domani mi regalerai un paio di scarpe, che numero prendi? Il 40. Vabbè, quando gli cresce il numero di scarpe, metterà. Vabbè, finita così. Niente, questo era il boyfriend tag. Se volete il girlfriend tag, ditemelo, che praticamente sarebbe al contrario. Ma tanto io so che lo conoscerei proprio alla perfezione. Non so se volete le stesse domande rivolte a me per lui, o volete altre domande magari che lui, per dire, potrebbe inventarsi. Scrivetelo sotto, così si può fare, se vi è piaciuta questa tipologia di domande. Poi condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi e seguiteci nelle live, appunto del sabato sera dei giochi alle ore 21. Sarà fissa così sempre, d'ora in poi, ricordo, e domenica alle 17 live dal vivo. Non inizierà domani sera, perché questo video lo stiamo registrando. Sì, domani sera. Domani sera, non... cioè dal 9 partirà. Domani sera c'è la partita, per cui non ci sarà chiaramente, perché nessuno la seguirebbe comunque a prescindere. Poi, a parte che l'abbiamo fatta ieri sera, quindi non avrebbe senso. E poi nessuno la seguirebbe comunque a prescindere. E quindi dal 9 di settembre ci saranno le live alle 9 di sera, mentre quella della domenica rimane fissa alle 5. Esatto, il 9 settembre è live della Wii. Ricordo. Ovviamente vogliamo persone serie nelle live, no? Come al solito. Non riciclabile, Esi Est, Esi Sud, spazzatura, monnezza, eccetera, eccetera. Ecco. Ci sono sempre hacker che rompono le scatole. Esatto, evitiamo. Noi li blocchiamo, ovviamente, soprattutto, però. Se scegliete i vari giochi, dite voglio questo piuttosto che quest'altro, io vi pregherei gentilmente di seguirla la live, altrimenti non commentate proprio, perché non avrebbe senso. Cioè, una live fatta con tre persone, cioè, che senso ha? C'è spreco di tempo, c'è spreco di corrente, c'è spreco di internet, quindi facciamo qualcosa di più costruttivo. Va bene, ragazzi. Va bene, questo video che è quasi durato 20 minuti è finito. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Qualcuno mi ha chiesto il back to school. Noi non andiamo più a scuola da anni. Però vediamo se riesco a reperire qualcosa da Tiger che non costa tantissimo. E vediamo se possiamo fare questo video. Quindi va bene. Vi saluto, ciao. Vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao ciao.